sul mio canale, sono Zianna Maria. Oggi andremo a preparare un sorbetto, il sorbetto veloce a limone, che è una variante del classico sorbetto che bisogna comunque attendere i tempi di attesa in congelatore. Questo no, è velocissimo, è una ricetta estiva, è semplicissimo da fare, c'è solo l'accortezza appunto di avere il ghiaccio pronto, quindi di avere il ghiaccio, di congelarlo dal giorno prima. Poi va messo tutto in un frullatore o in un tritatutto e frullare tutti gli ingredienti ed è subito pronto da gustare. Andiamo a vedere come prepararlo. Per il sorbetto al limone abbiamo bisogno di 30 cubetti di ghiaccio, 60 mg di panna vegetale, quindi è la panna zuccherata, un po' di buccia di limone grattugiata che serve come decorazione, il succo di 2 limoni filtrati, dello zucchero a velo che sono 150 grammi. Voi potete usare anche lo zucchero semolato, io uso lo zucchero a velo perché ritengo che si sciolga meglio nel frullatore. Per prima cosa dobbiamo mettere il ghiaccio e il limone e frullare qualche secondo e dopo aggiungere tutto il resto degli ingredienti. Vado a frullare e poi aggiungo il resto degli ingredienti. Ogni volta è per inserirlo è un dramma. Ora vado a inserire lo zucchero a velo. E la panna. E frulliamo per 2-3 minuti. Controlliamo se ci sono pezzi di ghiaccio. Vado a frullare ancora qualche secondo e poi è pronto. Ecco qua pronto il nostro sorbetto. Ora non resta altro che versarlo nei bicchieri. È bello denso e cremoso ed è buonissimo. Vado a pulire un attimino il bicchiere che ho sporcato. Questo si serve subito. Se volete decorate con qualche piccola buccia di limone e delle fettine di limone. Avete visto quanto è velocissimo da fare, si prepara veramente in 5 minuti. Se poi non ci sono bambini e volete dargli una nota alcolica, potete anche aggiungere un bicchierino di limoncello, ma vi assicuro che anche così è super ottimo. Se vi resta, come in questo caso, io lo metto in un contenitore e lo congelo.
è preferibile consumarlo al momento, però io che l'ho già fatto ieri per casa e mi è rimasto appunto, l'ho congelato e resta comunque morbido, anche dopo 3 ore voi lo tirate fuori, lo lasciate 5 minuti ed è morbido, non è liquido così, però è morbido ed è buonissimo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo alla prossima, vi ricordo che sono su TikTok e Instagram, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo. Ciao!